Eccoci, buongiorno. Si parte anche oggi, si va di nuovo a Camosci. Oggi la speranza è di trovare qualcosa di interessante sulla neve. E la partenza è relativamente tardi perché tanto fino alle 8 non c'è quasi luce, sono le 6:20. Ho il ritrovo a Ussita con il mio amico Stefano verso le 7:15, quindi la giornata si prospetta ipoteticamente bel tempo, ma sono sincero, una piccola nevicata non mi dispiacerebbe. Adesso vediamo di raggiungere Stefano, poi di iniziare la salita e ci vediamo mentre stiamo salendo. A dopo. Eccoci, ritrovo a Visso con Stefano e partiamo. La giornata sembra bella. Visto ieri situazioni di grande vento, speriamo che oggi sia meglio e speriamo di trovare qualche animale. Ci Speriamo. vediamo dopo. Eccoci arrivati. Sfortunatamente, come dicevamo, c'è vento e ci avviamo sul sentiero. Abbiamo già incontrato un capriolo basso e un bel gruppetto di cerve. Speriamo di avere qualcos'altro e speriamo che il vento si plaghi perché sennò non è bella. A fra poco, questo è per adesso il nostro sentiero. Il vento ancora non si placa, stiamo camminando da una ventina di minuti e niente, naturalmente non si vede niente, dobbiamo ancora uscire dalla pineta per sperare in qualcosa. Abbiamo visto dei cavalli, esatto. E non è eccessivamente freddo, ma qui siamo ancora riparati. Il vento tira veramente tanto. Vediamo, la neve c'è. Qualche bella foto si spera di farla. E speriamo di farla agli animali. A fra poco. Abbiamo trovato altri fotografi sulla strada. Il sentiero comincia a essere ghiacciato. Amici fotografi sul percorso, adesso ci spostiamo su una zona un po' particolare alle falde del Monte Picco. Guardate che luce clamorosa che c'è, il vento è ancora fortissimo, non abbiamo visto niente e ci spostiamo. Il guanto funziona alla grande,
sono con le mani caldissime. È stata dura, guardate dove, come sta messo, un camoscio solitario che riposava, appena ci ha visto si è allontanato, abbiamo provato a raggiungerlo ma niente, comunque ecco qua, non saranno le Dolomiti, ma anche i Sibillini hanno il loro fascino. Stefano impegnato nella risalita. Proviamo a spostarci verso Passo Cattivo, sperando che il vento si plachi. Ancora va a folate, meno di prima, ma ancora a folate tipo questa. E andiamo verso Passo Cattivo. A fra poco. Diciamo che la giornata è finita, il vento non ci ha dato tregua, qui se non lo sentite è perché siamo nella pineta. Male, troppo vento, un camoscio a distanza, qualche foto è stata fatta, magari la metto alla fine del video. Poi ne abbiamo visti adesso due, saranno stati a 500-600 metri, quindi era inutile anche solo provare a fotografarli. Che dire... L'ambientazione con la neve è spettacolare. Potremmo ritornare forse settimana prossima, vediamo se si mantiene e magari proviamo anche a venire durante la settimana perché comincia ad esserci già troppa gente. Io per adesso vi saluto e vi chiedo di commentarmi, di mettermi un like e di seguirmi. A presto, ciao anche da Stefano. Ciao.